Mentre la situazione a Cerignola sul piano dell'emergenza neve sta rientrando pian piano alla normalità, nuova clamorosa figuraccia del vice sindaco locale Re Davide. In un'intervista ad una TV provinciale venerdì sera ha candidamente detto che Cerignola è sotto 50 centimetri di neve. Un'affermazione quanto mai impropria dopo le polemiche seguite al ritardo nel fronteggiare l'emergenza neve. Per la cronaca va anche detto che la stessa neve che è caduta sulla cittadina foggiana è stata di 25 centimetri e non 50, dato che anche il meteorologo locale Antonio Di Girolamo aveva previsto ciò. Si prevedono dunque ancora nuove polemiche sull'amministrazione dopo i ritardi seguiti all'arrivo della neve. La Castellano Udas è la prima formazione a scendere in campo in questo 2015 con la trasferta di Scafati per la prima giornata del campionato di divisione nazionale C. I ragazzi guidati da Matteo Totaro cercano il riscatto dopo la partita dell'andata chiusa sconfitta di 2 soli punti 7-1 a 73. Per Andrea Maggi, uno dei protagonisti di quella gara, ricorda bene la sfida e dice: Scafati ha un roster importante e collaudato e vengono da 2 sconfitte consecutive, cosa che non gioca a nostro favore perché siamo molto determinati a fare punti ed ad arrivare alle prime posizioni della classifica. La gara è in programma domenica alle 18 al Pallamangano. Fra le sfide da segnalare, la capolista Allianz San Severo gioca in casa contro Castellammare di Stabia, il basket Sarno a attende il Nardò, mentre la Juve Trani sarà ospite della Partenope Napoli.